Salve popolo di YouTube, io sono Alex Orboxer e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Come potete ben vedere oggi ci troviamo in Europa e cosa andremo a fare? Andremo a spawnare due umani che inizieranno a civilizzare l'Europa completamente da zero. In seguito andremo a simulare i primi 200 anni, magari anche alcuni di più o magari alcuni di meno, a dipendenza di come va, e vedremo appunto come verrà ricostruita e ricivilizzata l'Europa. Detto ciò, andremo a spawnare i primi due umani chiaramente partendo dall'Italia, perché sì. Partiremo dal nord, così sono già più aperti verso il resto dell'Europa. Ed ecco qua che hanno già fondato il loro primissimo regno, e dunque Europa che riparte dal regno dei C, partito dall'anno 1350. Direi che possiamo far partire la simulazione e vediamo cosa succederà. Chiaramente ora userò la super speed, tanto non c'è niente che dobbiamo seguire. È stato eletto il primissimo re Sufim, che vado a chiamare Supreme, che è un nome più da re, ha poco senso però dai. Quindi il re Supreme è il primo re della nuova Europa fondata dal regno dei C, e vedremo come si espanderanno e soprattutto se in seguito ci saranno rivolte. Ecco qua che viene fondata una prima città a nord, oltre le Alpi. Sono spinti oltre i primi colonizzatori e ora occupano anche il territorio più a ovest e fondano un altro villaggio. Comincia così l'espansione della nuova Europa. Nuovo villaggio anche ad est. Occupata anche la Sicilia, ci spinge sempre più anche a nord-est. Intanto è morto re Supreme e viene rimpiazzato da Enomira. Si sta espandendo tantissimo ora il regno, arrivando addirittura sulla penisola iberica, nella Scandinavia e anche occupare l'entroterra, diciamo, russo. Il regno rimane unito, ma fino a un certo punto, infatti, stanno arrivando le prime rivolte dalla regione di Rika. Si dichiara ufficialmente indipendente. Ora vado a rallentare un po' la velocità, visto che arrivano i primi conflitti sotto il nome di Impero Pov. Giustamente vengono subito soffocati dall'impero principale e per ora la rivolta è stata placata. Europa che torna tutta dei C. Altri tentativi di rivolta. Vediamo che ora la regione di Machion si sta ribellando. Hanno portato addirittura 4 regioni dalla loro parte, C, che ora faranno più fatica, ma che dovrebbero avere i numeri per riconquistare di nuovo tutte le loro terre. Riconquistano 2 regioni, ma allo stesso tempo i ribelli riescono anche loro a conquistare altre regioni. Tuttavia, mentre è stata colonizzata anche la Gran Bretagna, allo stesso tempo anche la Scandinavia si sta ribellando, meglio la regione di Gikes, mentre continua la guerra dall'altra parte per riconquistare i territori. Ed ecco qua, la regione di Gikes è riuscita a portare dalla sua parte addirittura 4 grandi regioni. Ora i C faranno fatica a gestire tutte le ribellioni. Vediamo però che riescono subito a riprendersi alcuni territori e riescono a soffocare completamente la rivolta precedente. Tuttavia si è instaurata la pace tra i nuovi ribelli e il regno dei C, che hanno deciso questa strada della convivenza pacifica. Siamo nel 1478, fondato un nuovo villaggio nell'estremo nord, ancora rimasta intoccata la penisola turca. Intanto si espandono gli Uit nella penisola iberica e allo stesso tempo dalla capitale dei C si sta pianificando una guerra per probabilmente riconquistare, anzi sicuramente, perché sono gli unici due regni, parte l'aggressione ai danni degli Uit. Ora i C possono concentrare tutte le loro risorse militari e si spingono subito ad ovest, alcuni anche a nord, giustamente, dal nuovo insediamento scandinavo. Insomma, è stato mobilitato praticamente tutto l'esercito dei C, nonostante la superiorità numerica già evidente. C che riescono di nuovo a riprendersi il controllo dell'Europa, ora tutte a invadere l'ultima regione rimasta degli Uit, che non sono riusciti a resistere per troppo tempo. Ora mancherebbero 60 anni per arrivare ai 200 anni che abbiamo prestabilito inizio video. Vedremo se succederà di nuovo qualcosa di interessante, e infatti non si fanno attendere troppo i nostri umani. E dalla regione di Wifto, nell'est Europa, arriva una nuova ribellione. Regione di Wifto che porta dalla sua parte addirittura 5 regioni. E ora parte subito l'esercito dei C, come ormai fanno sempre. Vado solo a cambiare il colore del regno perché questo grigio con il bianco si confonde troppo. Ecco, vado a mettere questo colore qua.
addirittura ancora più a est, altre ribellioni. Il nuovo regno ribelle dei Kit non sembra star resistendo molto. Territori che vengono subito riconquistati, ma anche loro stessi provano a invadere addirittura la zona della capitale Ubbe, ovvero l'Italia, e ce la fanno! Conquistata la capitale, che ora si sposta a Efaois, che è appena stata riconquistata, e si ribellano appunto i due villaggi qua ad est, Wifto ed Eroes, che conquistano Wuka, ma poi perdono tutti gli altri territori. I Kit, che sono riusciti anche a conquistare la Sicilia e ora stanno prendendo un bel po' di territorio, tuttavia hanno un esercito praticamente esaurito, mentre a nord anche la regione nella Scandinavia ha deciso di dichiararsi indipendente, tuttavia sembrerebbe in modo pacifico, anzi no, sta invadendo alcuni territori nell'est Europa, o meglio ha provato ad invaderli, ma senza successo. Riconquistato totalmente l'impero rosso, che non ho visto come si chiamava, Kit, che ora si sono spinti addirittura a nord per cercare di recuperare territori, e si genera una nuova ribellione, la ribellione degli Asi. Ora i Chi hanno perso molti territori, tra l'altro la regione di Gicaes si sta ribellando nuovamente, mentre i Kit resistono sulla penisola italiana grazie anche al supporto degli Asi, che ora stanno andando a conquistare regioni dell'est Europa con successo, anzi no, sono state conquistate dai Kit, però l'esercito è quello degli Asi, vabbè. E appunto si dichiara indipendente anche questa regione, che ha lo stesso colore dei C, per cui andrò a cambiare anche questo. Eccolo qua. Perfetto, così distinguiamo bene le regioni. Ora i C sono in seria difficoltà su tutti i fronti. Continua l'avanzata dei Kit, che conquistano tantissimi territori tra est e centro. Gli Asi riescono a respingere con successo, mentre i Kit riescono a conquistare totalmente la penisola balcanica e ad addentrarsi in Turchia, nonostante ora abbiano appena perso una regione, ma l'esercito di Chi, che non riesce a gestire tutto, però riesce a fermare la rivolta di Gicaes, riesce a riconquistare un territorio degli Asi, che viene subito però riconquistato. L'esercito di Chi, che conta 200 soldati contro 119 degli Asi, 75 dei Kit. Eserciti abbastanza alla pari se sommiamo le due ribellioni all'impero principale. Kit, che ora continuano la conquista, però hanno perso il territorio più ad est. Sembra che i Chi riescano comunque a mantenere la supremazia anche in questo caso. Ora bisogna vedere come attaccheranno le due forze ribelli, però si sta generando un'altra ribellione nel nord-est europeo. Siamo nell'anno 1517, quindi mancano 30 anni alla fine della nostra simulazione, dopodiché l'Europa entrerà in uno stato di pace. Vediamo, addirittura di nuovo 4 regioni si ribellano, però la nuova ribellione dei Lac insieme a quella dei Kit, diciamo che stanno riconquistando un po' tutti i territori. Infatti Kit che si riprendono l'estremo est. Ora gli Asi stanno andando ad attaccare a nord. Prima di riuscire però a conquistare la regione, decidono di firmare un trattato di pace, e ora i tre imperi ribelli stanno lavorando per allearsi. Insomma, erano già un po' alleati prima e ora vogliono addirittura portare a termine questa alleanza, renderla ufficiale e metterla su carta. Infatti vediamo, si è creata l'assemblea Regno dei Chi, che rimane confinato un po' nella regione scandinava baltica e un pochettino anche nella zona balcanica. Comunque hanno un territorio non indifferente, nonostante sia il meno popolato, anzi no, almeno il meno popoloso in realtà è quello degli Asi, ma di poco. Stiamo avvicinandoci all'anno 1550, che sancisce i 200 anni, ma i Lac decidono di dichiarare guerra ai C per spazzare una volta per tutte l'impero principale. Tuttavia nei Kit si sta sviluppando una nuova ribellione. Ora chiaramente tutti attaccano i C a causa dell'alleanza, però i Kit ora dovranno gestire la nuova ribellione. Dinamica curiosa, ed eccola qua generata una nuova ribellione degli Era, che provano subito a conquistare nuovi territori, mentre i C lentamente cadono. Rimasta solamente la regione di Gicaes, invasa immediatamente. Regione di Gicaes che viene conquistata ufficialmente dai Lac, che ora hanno la grande supremazia sull'Europa. Ribellione di Era che viene subito placata sia dai Lac che dai Kit, territorio che viene ripreso giustamente dai Kit. Ora parte la grande marcia sull'ultimo territorio dei C, che viene conquistato anch'esso dai Lac. E i C, ovvero l'impero che ha colonizzato per primo l'Europa, è stato ufficialmente distrutto.
Ora i LAC lavorano per rompere l'alleanza. Siamo quasi arrivati al 200° anno. Si rompe l'alleanza e si genera una nuova ribellione dei De qua nel centro Europa. E addirittura i Kit si stanno nuovamente ribellando, creando la piccola ribellione di Shy, che non penso abbia lunga vita, visto che sembra molto piccola. Kit che però devono gestire anche l'altra ribellione. Siamo arrivati nel 1550. Ma anche gli Asi hanno dichiarato guerra ai De e i Lak hanno dichiarato guerra ai Kit, che vengono distrutti tra la ribellione dei Shai, la ribellione dei De e appunto l'attacco dei Lak, che si prendono tutti i loro territori insieme ai Shai. Anche gli Asi però ne approfittano della distrazione dei De per andare avanti e conquistare qualche territorio. Lak che radono al suolo i Kit. Ora rimane solo questa guerra tra Asi e Regno dei De, che cade lentamente. Rimane solo il territorio in Sicilia, Sicilia e Calabria. Ora stoppo le ribellioni così non abbiamo più dinamiche. Vediamo che gli Asi ora stanno entrando di nuovo in Italia. Arrivano fino a sud, possono decisamente conquistare tutto. Ed ecco che invadono ufficialmente la Sicilia e la Calabria. Per cui siamo arrivati dopo 200 anni. Europa che viene dominata ad ovest dagli Asi, a est dai Lak con la piccola regione dei Shai. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare like, commentare ed iscrivervi se vi interessano i miei contenuti. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.